In questo video vediamo come utilizzare un terminale portatile per leggere i prodotti con il codice a barre e fare un inventario qualora avessimo Excel, quindi qualora ci sia la gestione di un piccolo inventario con un file Excel. Al terminale viene passato il file Excel dei vostri prodotti. Quando vado a leggere il codice a barre, in questo caso con il programma da noi sviluppato, ogni volta andremo a visualizzare ovviamente il codice, la descrizione, la quantità e il prezzo. Il programma ci dà la possibilità di modificare la quantità perché ovviamente noi lo utilizzeremo per delle rettifiche inventariali, quindi possiamo confermare oppure dalla tastiera molto semplicemente digitare la nuova quantità. Una volta che abbiamo chiuso il nostro file di inventario, semplicemente facendo esporta tramite Wi-Fi, lo invieremo al PC. Quindi sul PC, in questo caso, dal primo file da cui siamo partiti e che abbiamo passato al terminale tramite Wi-Fi, potremo accedere al nuovo file con le quantità ovviamente modificate perché sono frutto di un'operazione di rettifica inventariale. Quindi un modo semplice per lavorare velocemente con Excel e un terminale portatile. Ovviamente in questo caso, oltre alla velocità, si riducono notevolmente gli errori perché la lettura del codice a barre ovviamente ci restituisce un dato certo. Ora andiamo a vedere però com'è il flusso. Partiamo dal nostro file Excel, in questo caso un file Excel dove ci deve stare il codice, in questo caso voi lo vedete sotto forma di stringa alfanumerica che però corrisponde ovviamente poi in un codice, alla trasposizione in un codice a barre per poter essere letto dal lettore. Abbiamo la descrizione e abbiamo ovviamente un prezzo. A questo punto questo file viene passato velocemente al nostro terminale dotato di Wi-Fi, quindi dal PC tramite connessione Wi-Fi viene importato sul terminale. Vedete qua c'è un tasto Importa per importare il file. Una volta importato il file, possiamo semplicemente leggere le nostre etichette, attivando ovviamente, il lettore barcode con l'opportuno tasto. Adesso, per stampare etichette con il codice a barre, ovviamente la soluzione più frequentemente utilizzata, anzi diciamo massimamente utilizzata, sono le stampanti di etichette che lavorano in bobina. Questo perché sono veloci. Sono dotati di un programma che ha un generatore di codice a barre, quindi il codice a barre viene stampato attraverso il suo programma, viene stampato un codice a barre secondo gli standard che viene sicuramente letto. Possiamo stampare migliaia di etichette veramente in una manciata di minuti e abbiamo sempre delle etichette perfettamente leggibili, allineate e con un codice a barre che viene generato secondo gli standard. Quindi è una soluzione estremamente efficace, semplice e veloce se gestite il vostro magazzino con un file Excel.